Amen. Oh Signore, ancora grazie, Signore, perché tu, Signore, ti sei rivelato alla tua Chiesa, Signore. Grazie perché tu ancora hai mandato un profeta, Signore, alla tua Chiesa. Oh Padre, veramente in un'epoca buia, in un'epoca cieca, Padre, dove l'acqua è finita, l'acqua spirituale è finita, è terminata, Padre. Tu, Padre, ti sei mandato ancora un Elia, affinché delle cisterne potessero essere di nuovo riempite, Signore. Grazie. Oh Signore, noi siamo quelle cisterne, Signore, che tu in questo tempo, Signore, hai riempito con la tua parola. Amen. Con quell'acqua spirituale che sgorga dalla roccia. Amen. Non un temporale, non una tempesta, né neanche vento, Signore. Alleluia. Ma tu, Signore, sei ancora quella roccia eterna, Signore, dalla quale scaturisce l'acqua, Signore, per riempire queste cisterne, Signore. Amen. Che ancora credono nella tua parola, che credono che ancora tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, che credono, Signore, che tu hai mandato Elia ancora in questo tempo, così come è stato, Signore, nel Vecchio Testamento, così è stato, Signore, quando tu sei venuto la prima volta, e così ancora è, Signore, quando tu ritornerai in questo mondo a regnare. Alleluia, Signore. O Padre, dove le organizzazioni di Baal, Signore, si stanno intrecciando, si stanno legando tra di loro. Oh Padre, in questo tempo, Signore, tu stai preparando una Chiesa, Amen. Una Chiesa che verrà trasformata, una Chiesa che verrà rapita, Amen. Una Chiesa che crede, Signore, Amen. Al tuo regno in questo mondo, Signore, che Alleluia. Tu tornerai in questo mondo, Signore, a regnare nella giustizia, non nella malvagità che c'è adesso, nelle ipocrisie che c'è adesso, Amen, nella menzogna che c'è adesso, Padre. Alleluia, Signore. Ma tu tornerai, Signore, a regnare in questo mondo, Signore, in un mondo di pace, in un mondo ancora di giustizia, Signore. Oh, Signore, ti ringrazio, Padre, perché, Signore, ci dai questa grande speranza. Oh, Padre, perché senza questa speranza, Signore, noi saremmo morti nel corpo e nell'anima, Signore. Perché Alleluia. Questo corpo, Signore, risente, Signore, Amen. Del tuo spirito, Signore. Alleluia. Ed è il tuo spirito che ci mantiene in vita, Padre. Amen. Che ci mantiene in salute fisica e spirituale. Alleluia. Oh, Signore, Grazie. Veramente, Signore. Tu, Signore, che hai restaurato ancora una Chiesa per questo tempo, nella verità apostolica, Padre. Tu ancora che in questo giorno, Signore, muoverai una Chiesa, Signore, con le guarigioni, Signore. Alleluia, sì, Signore. Signore, amen. Oh Padre, sì, Signore, perché tu sei sempre lo stesso, Signore. Oh Padre, l'Elia, Signore, che tu hai mandato in questo tempo, Signore, ci ha insegnato di avere fede nella guarigione. Amen, Padre. Signore. Una fede che era ancora stata perduta, Padre. Oh Signore. Oh Padre, e ancora in questo giorno, Signore, Amen. C'è un Eliseo, Signore, che crede in questa fede, Signore. Alleluia. Al quale tu hai dato il doppio dello Alleluia. Spirito, Signore. Ed è questa Chiesa, Signore, l'Eliseo di questo tempo, che Alleluia. Tu hai dato il doppio dello Spirito e rivela ancora i tuoi misteri, Amen. Come l'hai fatto 50 anni fa attraverso il tuo profeta, Signore. Alleluia, Signore. Dove i senti e i sigilli sono stati spezzati, Alleluia. Padre. Ma ancora oggi, Signore, continuiamo a vedere, Signore, dove gli altri non vedono. Alleluia. Oggi, Signore, stimiamo il tempo in cui stiamo vivendo. Vediamo che i giorni sono prossimi, Signore. Sappiamo Amen. Che siamo nell'ultima settimana di Daniele, Signore. Alleluia. Sappiamo che presto, Signore, ogni legame che ci viene in questa terra verrà spezzato, Signore. L'ultimo legame che ci viene in questa terra ci verrà spezzato, Signore. Alleluia. Sappiamo che questo mondo verrà ribaltato, Signore, Padre, affinché i morti possano risuscitare e insieme noi viventi in un parte del doppio vi raggiungeremo sul cielo, Padre. Quale grande speranza Alleluia. Le chiese, Signore, che vogliono fare comunione in questo mondo, vogliono fare comunione nella Babilonia, Signore. Oh Padre, ma noi vogliamo avere comunione con te, su nel cielo, Signore. Alleluia, Signore. Grazie, Signore, benedici tutti, Signore. Amen. Benedici il fratello Enzo che porta la parola, Padre. Coloro che
Signore, che sgorga dalla roccia, Signore. Alleluia. Grazie, Padre, Signore. Ogni cosa la chiediamo nel tuo santo nome, che è Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Il Signore ci benedica. Amen. L'altro giorno abbiamo avuto questo messaggio del profeta, il profeta Eliseo, dove ci ha spiegato proprio che quella roccia nel deserto venne da quella roccia lasciata da Mosè là. Amen. E ancora da acqua, fratelli, perché ogni volta che noi entriamo in quel deserto, questo ci indica che cosa? Che quando noi pensiamo di essere finiti, quell'acqua è sempre presente. Quando andiamo nel deserto spirituale delle nostre vite, nelle nostre problematiche, nel bisogno, amen, Dio è sempre presente. Amen. Buttiamoci a capofitto in questo studio di questa mattina. Amen. E andiamo a vedere Eliseo e i suoi primi 8 miracoli. Eliseo ha fatto 16 miracoli operato attraverso Dio, e io ho sempre pensato sicuramente può esserci una connessione con quella che è la storia della Chiesa, e andando a vedere effettivamente è così, è Dio che mette questi pensieri, perché è Lui che ci guida, fratelli. Amen. Viviamo nel tempo in cui, come dicevo poco fa, il diavolo acceca affinché non puoi ritrovare di nuovo la via nell'Eden, ma Dio apre gli occhi ai suoi figlioli per ricondurci di nuovo in quella via. Andiamo a vedere queste cose. Quindi un profondo studio sulla vita e i miracoli di Eliseo ci mostrerà nel piano di Dio per la Chiesa del Nuovo Testamento. Amen. Io ho sempre creduto, fratelli, che questo messaggio avrebbe aperto le vie veramente a una grande rivelazione della parola profetica, fratelli. Amen. Beh, e sono convinto ancora che noi tocchiamo forse solo il 0,001 di questa conoscenza, fratelli. Amen. Andiamo quindi. Allora, prima di cominciare, partiamo di nuovo un passo indietro. Quando Elia e Eliseo si trovano lì al Giordano. Perché? Perché l'altra volta leggendo, allora, ed Eliseo lo vide e gridò. Questo è quando Elia sta salendo in cielo, no? Padre mio, caro di Israele e la sua cavalleria. Gli dice, padre mio, caro di Israele e la sua cavalleria. Quando ho visto questo fatto, caro di Israele, dice, come mai Eliseo chiama Elia caro di Israele? Che cos'è il caro? Il caro è qualcuno che, il caro cosa ti permette? Di salirci e poter essere trascinato. Quindi già noi vediamo una grande verità che la vedremo dopo. Praticamente un profeta che cos'è? È un trascinatore, è un trascinatore. Che cos'è? È quello che guida la battaglia, è quello che ti mette lì, perché se noi andiamo lì a vedere anche nell'Antico Testamento, quando Mosè si trovò nel Mar Rosso, il faraone disse portatemi il mio caro, già sapevano i sudditi che quando un faraone veniva con il suo caro era pronta la battaglia, e quando viene un profeta sulla scena, egli è un caro del Signore, e non solo un caro, ma anche la sua cavalleria. Amen, perché quando lo Spirito Santo è in un uomo, fratello, chi può affermarlo? Addirittura quando Gedeone scelse i suoi, gli disse sono troppe, se no essi penseranno che attraverso la sua forza hanno vinto questa battaglia. Fai ancora di più una selezione. Amen. Quando però sono andato a vedere così, a fare una ricerca sulla parola.net, basta che metti tu la parola che cerchi e ti escono i passi, due passi sono citati sul caro di Israele. Uno è Eliseo, e l'altro lo vediamo poi con Eliseo. Perché quando Eliseo arrivò al punto in cui doveva morire, un altro re, Giosia, che poi vedremo alla fine di questo studio, lo andò a cercare. E Giosia gli disse così, ora Eliseo infermò di una sua infermità, della quale in Dio egli morì. E Giosaf, re di Israele, scese a piangere sopra la faccia di esso. E disse, padre mio, caro di Israele, sua cavalleria. Vedete, gli diede la stessa frase che formulò Eliseo per Elia. Ora, queste due care però, dove ci portano, no? Perché, pace sorella. Quindi, dove ci portano? Io pensando sempre a Elia, no? Elia, caro. Eppure nel cielo abbiamo una costellazione. Abbiamo la costellazione dell'Orsa Maggiore, abbiamo maggiore e minore, quindi abbiamo due, quindi quando due care lì, messe là, e poi vedremo che dice il profeta, e queste due costellazioni vengono chiamate la costellazione del cosa? Non dell'orso maschile, ma dell'orsa
femminile. Allora vado a leggere una cosa. Quando fu il fratello, quando il profeta Eliseo venne oltraggiato, allora dice così: ed egli rivoltosi indietro, li vide e li maledisse nel nome del Signore. E due orse, non dice che uscirono due orse, ma uscirono due orse femmine, due orse, la quale uscirono dal bosco e lacerarono 42 di quei fanciulli. Quindi abbiamo noi in cielo una due costellazioni chiamate l'orsa maggiore e l'orsa minore, dove ci è attaccata la stella polare. E poi abbiamo sulla terra qui due orse che uscirono, amen, a lacerare 42. Ora, se vedete come Dio, cioè non è l'uomo, fratelli, non può essere l'uomo, ma è Dio che mette il pensiero e dice: vai a cercare questa traccia che io ho lasciato. E allora andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere prima la prima cosa più semplice, così anche per qualcuno di nuovo che si collega. Quindi, quando Eliseo chiama suo papà padre, perché chiama il profeta padre? Che la scrittura ci insegna in Atti 3, così 3:25, che proprio Pietro dice: voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. Qual era questa progenie che aveva benedetto tutta la nazione? Gesù Cristo. Amen. Quindi, allora noi vediamo anche che in Matteo 10:41 il Signore dice questo, Gesù ai suoi: chi riceve un profeta in nome di profeta riceve premio da profeta. Qual è questo premio da profeta? Vedere dove lui ha visto, ricevere il suo stesso ministero. Chi riceve un profeta in nome di profeta riceve premio da profeta. Perché? Perché in Malachia 4 dice questo il Signore: ricordatevi della legge di Mosè mio servo, al quale diedi in Oreb per tutto Israele legge e istruzione. Quando il passo biblico ti porta in questo verso dell'Antico Testamento, dice questo, che quando Mosè salì in Oreb, Dio gli disse: ecco, io susciterò un profeta come te in mezzo ai tuoi fratelli, perché dopo che ascoltarono la voce di Dio, la gente disse: basta Mosè, sii tu a parlare per noi e noi ascolteremo ciò che tu ci dici. Allora Dio disse: va bene, ok, farò come voi avete detto. E allora sappi questo, di questo, che io susciterò un profeta come te in mezzo a voi. Chi ascolterà quel profeta vivrà, chi non l'ascolterà sarà reciso. Quindi, allora dice: ricordatevi in Oreb, per tutto Israele legge e prescrizione. Ecco, io vi manderò il profeta Elia, prima che venga quel grande giorno spaventevole dell'Eterno. Amen. E allora che cosa? Per condurre il cuore dei figli ai padri, il cuore dei padri ai figlioli. Ecco di nuovo questo padre e figli che si avvicenda. Elia ed Eliseo, padre e padre. Il nostro padre spirituale oggi è fratello Branham. O lo vogliamo o non lo vogliamo, è quello. Amen. Come dice la scrittura, Isabel, dice il profeta, o vuoi o non vuoi, il suo pastore era Elia. Amen. Come anche per il fatto di Giovanni Battista. Il loro profeta era Giovanni Battista. Amen. O lo voglio accettare o no? Quest'epoca ha un padre spirituale, il quale è il fratello Branham, che non solo non è per una parte del mondo, ma è stato per il mondo intero. Amen. Quindi, allora vediamo, padre, quando si parla di padre, in questo caso padre mio caro di Israele e sua cavalleria. Quindi un profeta è un trascinatore. Alleluia. E lui ci ha trascinato, lui ci ha spiegato come sconfiggere i cancri, come sconfiggere il mondo, come sconfiggere malattie, amen, tentazione, cose, perché lui è entrato nel vivo della battaglia. Amen. E allora, passiamo avanti. Ora, è lo stesso. Ok, quella è la seconda cosa. E allora andiamo a vedere qui, Eliseo, e allora andiamo a vedere qui queste due costellazioni nel cielo. Abbiamo l'ossa maggiore e l'ossa minore, a cui è collegata la stella del nord, il polo nord, dove chi viaggia in mare e così via si sta la notte rivelare. Vediamo che cosa dice, allora, che cosa dicono anche gli storici. Quindi la storia del Redentore, fratelli, noi l'abbiamo già fatta quando abbiamo fatto il Vangelo scritto nello Zodiaco, no? Si divide in tre parti. Il primo è il Redentore che viene. Fratello Bene che diceva, la storia comincia dalla Vergine e finisce con il Leone. Amen. Si comincia dalla Vergine, poi si passa, poi c'è e prende questi segni: la Vergine, la Bilancia, lo Scorpione e il Sagittario. Noi ci abbiamo visto già in passato. Poi abbiamo un'altra fase che è i riscattati del Signore, perché ci parla anche il cielo della Chiesa. Amen. E poi abbiamo la terza fase, il Redentore ritorno, dove c'è Toro, Gemelli, Cancro e Leone. Ora, su ogni costellazione
Noi abbiamo dei segni siderali, vengono chiamati, in cui ogni costellazione ha tre diversi tipi di costellazione. Ora, la costellazione dove si trova l'osso maggiore e l'osso minore è la costellazione del Cancro. Del Cancro, sì, andiamo a vedere. Allora, ecco, infatti, guardate, comincia dalla Vergine e finisce con il Leone. Guardate qua il segno che noi abbiamo. La Vergine è disegnata nel cielo come un caro e il Leone la sta trascinando verso il cielo, no? Se il Leone l'attributo di Giuda, lei il caro, che come finisce la storia del mondo? Con il re? Amen. Elia come venne rapito? Con un caro di fuoco. Vedete, la storia finirà così. Amen. Il rapimento della sposa è già scritto nel cielo. Il Leone dell'attributo di Giuda che rapisce la Chiesa, la Vergine. Amen. Quindi andiamo avanti. E allora, andiamo a quello che è il significato del Cancro. Quindi nella costellazione del Cancro, che ci sono questi segni siderali sopra, c'è l'osso maggiore, l'osso minore e tanti altri segni, ma noi siamo su questo. Guardate cosa vuol dire Cancro. Cancro vuol dire raggruppare. Noi siamo nella fase finale in cui Dio cosa sta facendo? Sta raggruppando la sua Chiesa. Allora, questo simbolo da diverse civiltà era conosciuto come il granchio che cambia la pelle. In quale fase noi viviamo del tempo della Chiesa? Nel tempo della Amen. Siamo nel tempo della quinta e dobbiamo essere trasformati. Guardate qua, in Egitto era conosciuto come lo scarabeo che è nascosto sotto la roccia. Chi è la roccia? Cristo. Noi dove siamo? Nascosti sotto la roccia. Cosa avviene? Si trasforma in una falena, che sarebbe una farfalla, e prende il volo. Quindi uno scarafaglio, quello che è uno scarabeo, no? Quando tu lo vedi un pochettino ha una farfalla, amen. Gloria a Dio. Quindi, mentre invece altri lo conoscono come il segno dei pesci incrociati. Fratello Bruno, cosa diceva nelle prediche? Viviamo al tempo dei pesci, questa è l'epoca dei pesci incrociati. Infatti molti dicevano, come può dire fratello Bruno questo? I pesci incrociati, noi viviamo sotto l'epoca del pesce, non del granchio. Ma lui voleva veramente significare, noi viviamo sotto il segno della trasformazione, del rapimento. Infatti guardate qual è il segno, è il 6 e il 9. Il 6 è l'uomo, il 9 è il giudizio. L'uomo, questo è il tempo di giudizio, fratelli. È il tempo che quando la sposa verrà tolta su, il giudizio scenderà sulla terra. Quindi, allora, tutte e tre riconducono allo stesso significato, la morte e la risurrezione. Vedete, quindi, questo simbolo della diversa civiltà è riconosciuto come il granchio che cambia la pelle. Quindi c'è una trasformazione, quindi come lo scarabeo che muore e diventa falena, e così via. No, allora, il giorno, quindi ci parlano del giorno del rapimento. La stella principale è Tagime, che vuol dire rifugio nascondiglio. Il nostro rifugio è Cristo Gesù, amen. Poi c'è la stella Alaf, che vuol dire riunione di migliaia, perché la sposa verrà raccolta e quindi riunita. Poi abbiamo la stella Chimaream, che vuol dire agnelli, chi saranno riuniti? Gli agnelli, amen. Quelli saranno riuniti. E poi abbiamo la stella Presepe, che vuol dire moltitudine. Quindi, amen. Questo è il significato della costellazione del granchio. Ora, in questa costellazione noi abbiamo questi due. Abbiamo l'orsa maggiore sopra e l'orsa minore. Guardate, l'orsa maggiore è conosciuto come il grande caro e rappresenta la roccaforte dei salvati. Amen. Quindi, ha 24 stelle, di cui 7 sono le più luminose. E noi già abbiamo qua una bella riscontro, no? Abbiamo i 24 anziani seduti sul trono e i 7 messaggeri. Infatti cosa dice la scrittura Efesini 2:19-20? Dunque dice, non siete più forestieri né ospiti, ma cittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli, 12 seduti sul trono, anche quindi 24 anziani, e poi dice, e dei profeti, i 7 messaggeri, amen, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Quindi tutte le stelle ora dicono dell'orsa, io qua non ho messo i nomi, ci parlano di un gregge che è protetto, amen, che è raggruppato in un luogo sicuro. La Chiesa è identificata come con l'orso, la Chiesa dice è identificata con l'orso, perché vi ricordate l'impero persiano? L'impero persiano fu un impero lungo, però fu un impero che conquistò poco, perché era lento. Cioè, Dio, sono passati 2000 anni per edificare questa Chiesa. Amen. Quindi la Chiesa è identificata con l'orso perché la conquista completa di questo regno ha richiesto una guerra di quasi 2000 anni e passa. Amen. Quindi andiamo avanti. Questa è l'orsa maggiore. Invece l'orsa minore dovrebbe identificarci con Eliseo.
Amen. Se il maggiore è Eli, è il secondo è Elise. Quindi il significato della costellazione è uguale all'orsa maggiore. Anche lei ha 24 stelle e 7 stelle maggiore. Però ci sono 7 stelle che sono le più luminose di tutte. La differenza con tutte le altre costellazioni è che essa è nel lato più nord del cielo. Voi sapete, sono le uniche due costellazioni che non tramontano mai. Sono tutto l'anno visibile. Amen. Non tramontano, non sono come gli altri che tramontano e non le vedi più. Allora, la differenza è che essa si trova al lato più nord, la sposa, sarebbe, e che è attaccata alla stella del nord. Perché noi abbiamo qui la stella del nord, vedete, che è quella che fa in modo che chiunque la guarda prenda la direzione e non si può perdere durante la notte navigante. Che dice fratello Branham? La stella polare, in diverse citazioni del profeta, dice: c'è solamente una vera stella, dice William Branham. E quella è la stella del nord, lei rimane sempre nello stesso luogo. Quello rappresenta Cristo, lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Fratello Branham dice: rimane attaccata con quella, dice William Branham. Rappresenta Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi essa è raggruppata, come abbiamo visto nel cancro, e viene trasformata mediante la parola espressa dai messaggeri. Andiamo ancora avanti. Ora, il significato dell'osso minore. Guardate alcune stelle cosa vogliono dire. Allora, una delle stelle vuol dire vitelle. Noi in Malachia 4 cosa leggiamo? Noi usciremo come? Come vitelle di stalla. E si chiama vitelle. Può essere una coincidenza, non è una coincidenza, fratelli. Amen. Poi abbiamo, voi sentite come vitelle, amen. Poi abbiamo un'altra che vuol dire coloro che aspettano. Infatti in Abacuc cosa c'è, dice? C'è scritto Abacuc 2:3. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretterà verso il suo termine e non mentirà, dice. Se tarda, aspettalo. Dice, poiché certamente verrà e non tarderà. Quindi noi siamo in un momento di attesa. Stiamo aspettando questa redenzione. E lui dice, si è tarda, perché? Perché Dio sta facendo in modo che l'ultimo entri. Quando l'ultimo entrerà e lui sa quando, amen, allora la storia del mondo finirà. Quindi, ora l'altra vuol dire i riscattati riuniti. Un'altra stella. Infatti, come dice Tessalonicesi 4:15, ora vi diciamo questo per parola del Signore: noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo coloro che si addormentano, poiché noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria e così restare sempre con il Signore. Quindi vedete, i riscattati riuniti. Quindi Dio ci sta dicendo: aspettate, abbiate pazienza. Questo è il tempo. Il ministero di Eliseo durò 50 anni, fratelli. E sono passati 50 anni da che Elia se n'è andato. Ancora più, noi siamo qua sapendo che il tempo è prossimo. Amen. Amen. Alleluia. Quindi, allora, cominciamo da Eliseo, fratelli. Allora, cominciamo da Eliseo. Il suo primo miracolo, no? È il passaggio del Giordano. Però com'è questo passaggio del Giordano? Sappiamo che c'è il Giordano, l'abbiamo già detto l'altra sera. Il Giordano rappresenta la morte, rappresenta la nuova nascita, perché quando i figli di Israele passarono il Giordano, la vecchia generazione che mormorò al tempo di Israele fu gettata via. Dio gli disse: andatene via da qua, non le voglio più vedere. Passò solo quelle che erano nate nel deserto, mentre la vecchia non vide nulla. Di loro passò solo Giosuè e Caleb. Perché? Perché non mormoravano, perché erano fiduciosi, perché Dio aveva mandato loro ogni 2 minuti, il mondo, quelle cose, erano sempre lì a vedere, a mormorare verso Mosè e così via, no? Mentre invece coloro che erano là pazienti, arrivarono là e passarono il Giordano, amen. Quindi, ora, ma questo passaggio come avviene, fratelli? Il passaggio che fece Eliseo fu all'inverso. Mentre loro passarono dalla vita alla morte e poi passarono dall'altro lato, lui tornò dalla morte. Facendo il passaggio indietro, Eliseo tornò dalla morte. Quando Elia e Eliseo andarono insieme, Elia vuol dire, abbiamo detto, l'Eterno è Yahweh, l'Eterno è mio Signore. E il nome di Yahweh viene scritto in questo modo, no? Questo è il nome di Yahweh
o Geo, forse il nome di Geo, Geo, il Geo è scritto nell'iniziale della scrittura ebraica, no? Infatti loro ne hanno fatto un cavallo di battaglia, il testimone di Geo. Mentre quando tornò lui, Eliseo vuol dire il Signore è Gesù, perché noi abbiamo visto l'altra volta che nel nome di Eliseo ci sono le quattro iniziali del nome di Gesù. Ora, quando Eliseo tornò, che cosa succede? Fratello? Quando Cristo fu messo alla croce, scrissero le sue iniziali sulla croce, no? Gesù Nazareno, re dei Giudei. Lo scrissero in israelita, in ebraico, lo scrissero in latino e lo scrissero pure in greco. No? E allora che successe? Quando i rabbini videro questo, gli dissero non scrivere che Gesù è il re dei Giudei, ma che lui dice di essere il re dei Giudei. Perché? Perché nell'iniziale, Gesù Nazareno, re dei Giudei, guardate, Gesù Nazareno, re dei Giudei. Quando c'era scritto qua, loro capirono che quell'uomo che era messo sulla croce era Geova, era il loro Dio. E ancora oggi la Chiesa fa storie se zino, se su due. Gesù Cristo è il Dio dell'Antico Testamento. Egli è. Lì andò. Questa è la rivelazione con cui venne Eliseo nel Nuovo Testamento. Perché lì finì la storia. Eliseo tornò portando che cosa? Il doppio mantello. E cosa disse? Voi farete opere maggiori di queste. Amen. Perciò ecco che la Chiesa comincia con questo grande miracolo. Che cosa? La discesa dello Spirito Santo, il mandato, amen, ed ecco che egli tornò dalla morte, amen, per dare un mandato. Andiamo a vedere, quando ho visto questo, no? Ho cominciato a vedere i miracoli che Eliseo ha fatto. Allora, guardate, andiamo a vedere i miracoli, e così cominciamo a scoprire veramente che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi, andiamo alla prossima cosa. Il secondo miracolo che fece subito Eliseo, passare il Giordano, fu quello di andare a Gerico. Ora ascoltate qua. Ora gli abitanti della città dissero a Eliseo, chi soggiorna in questa città è piacevole, come mio signore può constatare, ma le acque sono cattive e il paese è sterile. Egli disse, portatemi un piatto nuovo e metteteci del sale. Essi glielo portarono, allora egli si recò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse, così dice l'Eterno, io rendo sane queste acque, di esse non farà più né morte né sterilità. Così le acque sono rimaste sane fino al giorno d'oggi, secondo la parola di Eliseo. Quindi Cristo è tornato dalla tomba. La prima cosa che fece fu Gerico. Gerico fu una città maledetta. Cos'è che esso disse agli uomini a Eliseo? Vieni qua, come tu puoi vedere la città è piacevole. Andiamo all'Eden. Cosa disse il diavolo? Cosa vide Eva? Eva vide che il frutto era piacevole. Allora che cosa ci parla? Cristo è venuto per togliere la maledizione di Adamo. Amen. Perché era piacevole. Allora che cosa c'era? C'erano le acque che erano amare. Le acque sono i popoli. Quindi lui che cosa disse? Portatemi un piatto nuovo. Ecco il sangue del nuovo patto, come disse agli apostoli. E gli disse, portate il sale. Che è il sale, fratelli? E noi questo è quello che noi dobbiamo comprendere. La scrittura dice, Matteo 5,13, che disse ai discepoli Gesù, voi siete il sale della terra. Il sale è la Chiesa. Amen. Affinché questo mondo possa essere purificato, Dio si è usato dei suoi. Portatemi il piatto nuovo, cos'è? È il nuovo patto che Cristo ha fatto con la Chiesa gentile. A Gerico, una città che apparteneva ai Cananei, queste qua, e poi furono buttate fuori, e cosa dice? Portatemi questo nuovo piatto e io rendo sane queste acque. È una promessa, le acque sono state sanate attraverso la morte di Cristo, la risurrezione e la predicazione della parola. Cristo ha sanato questo mondo ed è il così dice il Signore. Allora l'ebreo dice, perché tutti muoiono quando la scrittura dice, e ancora muoiono nelle malattie quando la scrittura dice che per le sue lividorie siamo stati curati? Perché non credono, dice, perché ancora non sono riusciti ad afferrare il vero concetto. Amen. A volte abbiamo bisogno di una prova che dura anche tanti anni, gloria a Dio, ma sappiamo che egli è il nostro curatore. A volte si usa anche della medicina, come dice il profeta.
Quindi diceva, se tu hai una bella di base e ti dava una medicina, prendela. Se la medicina non ti basta più e c'è bisogno di un intervento, fallo. Ma se il dottore ti dice non c'è più nulla da fare, allora lì dice il tempo di andare a cercare il Signore. Amen. Vedete, allora questo è amen. Anche lui è andato a farsi dei controlli lì alla clinica Mayo. Anche lui si metteva, era soggetto a queste cose. Amen. Quindi, allora io rendo queste acque sane. Né morte né sterilità ci sarà. Sarà a Gerico, no? E infatti dice così: le acque sono rimaste sane fino al giorno d'oggi. E fino al giorno d'oggi, che ci sono delle fontane là, la gente va a bere. Amen. Perché la promessa del Signore è eterna. Amen. È eterna. Quindi, questo è il primo miracolo. La morte di Cristo ha portato che cosa? Guarigione a tutte. Ha sanato, ci ha tolto dalla maledizione di Adamo. Amen. Questo è il primo miracolo. Amen. Andiamo a vedere il secondo miracolo. Appena esce di là, ecco che le due orse uccidono i fanciulli. Ma perché le due orse uccisero i fanciulli? Dove fu fatto questo miracolo? Poi Eliseo salì a Betel. Betel vuol dire la casa di Dio. Noi leggiamo in Pietro 4,17 che il giudizio parte dalla casa di Dio. Dal momento che Israele rigettò il Messia, cosa avvenne? Avvenne che Betel venne castigata. Gerusalemme, Israele, venne castigata dai romani. E qui abbiamo noi il simbolo. Perché il giudizio cadde sulla casa di Dio. Perché due orsi vennero a mangiare quei bambini? Sapete perché? Guardate cosa dice il Signore in Levitico 22:21. William Bray dice questo. Che a volte uno legge e dice, ma il profeta dice cose che... Dice, quei bambini non morirono perché furono cattivi. Morirono perché è l'insegnamento che loro hanno ricevuto dai genitori a casa, perché loro, che capitano il profeta di Dio, dice, oh calvo, uomo calvo, cioè l'hanno insultato perché gli mancavano i capelli, no? Perché non sei salito con il tuo padrone in cielo? Questi discorsi dove li hanno sentiti, dice il fratello Branham? A casa, i genitori, allora è importante l'educazione che noi diamo ai nostri figli, perché nel Levitico c'è scritto questo: e se voi vi comporterete male e mi sarete nemici e non volete darmi ascolto, dare ascolto come? Attraverso chi? Attraverso i profeti. Io vi colpirò 7 volte di più con piaghe, dice, secondo i vostri peccati. Manderò contro di voi le fiere della campagna che rapiranno i vostri figli. Quindi quelle due fiere, quei due animali che apparvero, fu un motivo che i genitori di loro furono ostili al profeta. Loro appresero quell'insegnamento a tavola, loro uscirono, videro, perché se quelle mamme avevano parlato, sai cari figlioli, quell'uomo è un uomo di Dio. Noi anche non crediamo, però rispettiamolo. Si sarebbero comportati diversamente. Ma loro uscirono, insultarono il profeta, e la scrittura dice, se voi farete questo... Allora dice, gli animali usciranno dalla campagna e raperanno i vostri figli, esterminerò il vostro bestiame, eccetera, eccetera, no? Ora, qual è la fine che farà questo mondo? Oggi siamo nel più completo ateismo possibile, fratelli. La scrittura dice, preparatevi tutti gli uccelli del cielo e così via, gli animali, i bestie della campagna, per divorare tutto l'esercito che io vi offrirò. Vedete, la stessa fine che fecero quei figlioli, destinata nel tempo della fine. Quando dice la scrittura, Apocalisse 19, i re della terra faranno guerra e saranno nemici di Dio. Dice, adunatevi da tutte le parti, o uccelli, per bere sangue di cavalieri, di re e così via. Amen. Vedete, la scrittura non può essere ingannata. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Amen. Quindi... Vedete come Dio dice una cosa e la cosa avviene. Se Dio ha detto questo, è la stessa cosa per il rapimento, per la guarigione. È così, perché Dio agisce in base alla sua parola. Bene, andiamo, questo è il secondo miracolo, il giudizio su Israele. Il quarto, scusa. E allora, il quarto miracolo, la fossa riempita d'acqua, fratelli. Allora, quando è che venne questo miracolo? Io oggi stavo leggendo questo di qua, ci sarà un significato. Al mattino seguente, nell'ora in cui è offerta l'oblazione di cibo, dice, ecco arrivare l'acqua dal lato di Edomo, quindi dal deserto arrivò l'acqua nel momento in cui fu offerta l'oblazione di cibo. Cos'è l'oblazione di cibo? In Esodo 29:39 Dio dice questo a Mosè,
Quando voi offrite gli animali, si devono offrire degli animali, insieme agli animali si devono offrire anche le preghiere, perché non c'è preghiera che può essere esaudita se non è accompagnata dal sacrificio. Ecco perché Dio, ecco perché ti ringraziamo Padre nel nome di Gesù Cristo. La nostra preghiera deve essere accompagnata al sacrificio. Ecco, gli israeliti facevano la preghiera quando veniva offerto la mattina e quando veniva offerta la sera. Ecco perché oggi il sangue di Cristo è 24 ore su 24 sulla sposa, fratelli. Questo ci deve far allegrare, perché se noi ora ci mettiamo in preghiera, vuol dire che quel sangue è ancora presente. Amen. E continuamente la Chiesa è pulita, continuamente, dalla mattina alla sera, fratelli. Amen. Quindi, allora, uno degli agnelli lo offrirai al mattino e l'altro lo offrirai poi nell'imbrunire, al tramonto. Col primo agnello offrirai un decimo di efa di fior di farina impastato con un quarto di hin di olio vergine e una libazione di un quarto di hin di vino. Quindi cosa vediamo qua? Dopo che è stato fatto il sacrificio, dice impasta il pane e bevi il vino. Che cosa ha restaurato Gesù Cristo? La Santa Cena. Vedete il grande miracolo, fratello, accompagnato dall'olio che è lo Spirito. Amen. Vedete? Questo è. E già noi qua vediamo qual è questo grande miracolo. Ecco, vedete come tutto cammina in sintonia. Allora, il secondo agnello lo offrirai sull'imbrunire al tramonto. E guardate che dice. L'accompagnerai con la stessa oblazione che è fatta la mattina. Perché il messaggio della sera ha portato lo stesso insegnamento che c'era la mattina. Lo stesso modo di prendere la Santa Cena, lo stesso modo del lavante dei piedi e così via. Vedete? Quindi, è un sacrificio di profumo gradevole, Dio ama questo, alleluia, offerto mediante il fuoco eterno. E infatti in Zaccaria, vi ricordate cosa successe quando venne poi tutta l'acqua e riempì le fosse? Successe che i nemici che guardavano videro che quelle fosse come se era rosso sangue, no? E allora dice, gli israeliti sono impazziti dalla sete e si sono ammazzati l'uno con l'altro. Invece guardate, andando a fare sempre una ricerca, Zaccaria 9:11. Quando a te per il sangue del mio patto, loro vedevano rosso, dice sono pazzi, perché che disse Paolo? La croce è pazzia per coloro che non credono. Ed è pensare se va da qua, dice diventano pazzi. Invece i pazzi erano loro, perché Dio ha preso le cose pazze per svergognare le cose forti. Amen. E ho liberato i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua. Amen. Vedete, ha liberato i prigionieri dalla fossa senza acqua. E noi ecco che vediamo la stessa cosa che avvenne lì nel deserto dove erano gli israeliti. Ed ecco il quarto miracolo. Amen. Quindi le fosse riempite di acqua. Poi noi già ne abbiamo parlato, che ce l'ha spiegato il profeta. Quindi andiamo avanti. E allora, andiamo a vedere il quinto miracolo. Oh, il quinto miracolo abbiamo l'olio della vedova. Cosa avvenne? Una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo: il tuo servo, mio marito, è morto e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli. Dice. Ed Eliseo le disse: che cosa devo fare per te? Dimmi che cosa hai in casa, gli disse. Dimmi cosa hai in casa. Ella rispose: la tua serva in casa non ha altro che un vasetto di olio. Dice, allora egli disse, vai e chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Noi a volte chiediamo e chiediamo, lui dice, non chiederne pochi. Chiedi tutto ciò che tu puoi chiedere. Amen. Cosa hai? Ho dell'olio. Cos'è l'olio? Lo spirito, quell'olio che avevo, dove la portò? A chiamare il profeta. Lui era la moglie di uno dei, non andò alla scuola biblica. Lui era una della moglie di quelle della scuola biblica che c'era in quel tempo. Ora vediamo cosa simboleggiano quelle scuole bibliche. Quindi, quando allora, vai e chiedi in prestito ai tuoi vicini più vasi che puoi. Quando sei entrata, chiude la porta. Gesù disse, chiudete la porta, il vostro uso. Chiude la porta dietro di te e i tuoi figli e poi versa l'olio in tutti quei contenitori che tu hai. Amen. Allora dice, che cosa succede? Allora esse saranno piene. Lei fece secondo la parola del profeta, riempì tutti i vasi, gli disse, ora cosa faccio? Vendilo. Che cosa ci ricorda questo vendere l'olio?
ci porta al messaggio della fine, le vergini stolte che hanno chiesto di stare, allora andate lì a coloro che lo vendono. Amen. Vendelo, paga il debito. Amen. E poi con l'altro che ti rimane ci vive. Amen. Con un po' di olio, guardate cosa fece. Allora, andiamo a vedere lo sfondo spirituale di questo. Quindi, allora andò lì perché? Perché, come dice William Branham, non basta solo essere battezzato, non basta solo essere santificato, ma dobbiamo essere anche sigillati. Amen. Sigillati dello Spirito Santo. Noi vediamo in principio che sono l'acqua di Gerico, quindi abbiamo la prima fase. Nella seconda abbiamo visto che c'era il sangue nella fossa e che l'animale doveva essere offerto, quindi acqua, abbiamo il sangue, la seconda fase, la santificazione. E ora siamo qua nel battesimo dello Spirito Santo, amen. Infatti dice l'olio, dice, allora cosa tu hai? Io ho un poco d'olio, dice. Allora prendi quest'olio, dice. Vai a cercare tutti i vasi, guardate quale benedizione noi possiamo portare agli altri, fratelli. Perché Dio dallo Spirito dice senza misura, dice la scrittura. Amen. Quindi quei due creditori, cos'è? È il tempo della fine. O sei sigillato dentro o sei sigillato fuori. Perché fra poco il diavolo verrà, dice, come un leone ruggente. E lui si preoccupava quella donna, perché se sarebbe venuta e non aveva da dargli quei soldi, avrebbe preso come schiavi i loro figlioli. Allora si è premurato, dice, cos'è? Ho un po' di olio. Allora prende quell'olio. Amen. Quindi ecco che quando è importante essere riempiti di questo olio continuamente, fratelli. Perché Dio ci dà, chi chiede, egli dà lo spirito, dice la scrittura, a chi lo chiede. Quella donna fece questo, amen, e riempì tanti vasi. Chi sono i vasi? Tante altre persone che ci stanno accanto, che noi influenziamo, amen. Gloria a Dio. Infatti valla a vendere, che cos'è? Ci riporta al tempo della fine, dove dice che le vergini stolte andarono a cercare l'olio da coloro che lo vendevano. Quindi, e allora, dopo, quando egli fece questo, il suo debito venne pagato. Amen. Questo è un altro grande, grande miracolo che Dio ha fatto per la sua Chiesa. Dandoci lo Spirito Santo, abbiamo sigillato il nemico fuori. Il creditore non ci può toccare. Amen. Ora, andiamo oltre. Ora, poi abbiamo un altro caso, no? Lì era la vedova. Quella era la vedova di un uomo di Chiesa. Ora qua dice questo. Eliseo. Eliseo cosa fece? Un giorno, passando da una città, che non dice dov'è, dice, ora bene che un giorno Eliseo andò a Shunem, era una shunemite questa, dove abitava una donna facoltosa, e questa, dice la scrittura facoltosa, alcuni dicono è una donna possente, alcuni dicono una donna ricca. Che cosa fece? Quando passava quest'uomo, no? Lo invitava a entrare a casa sua. E a farlo mangiare, passava Eliseo, lo invitava senza sapere che lui era un profeta e lo invitava a mangiare. Allora ecco che così tutte le volte che passava di là si recava a mangiare da lei, dice Eliseo. Ed ella disse a suo marito, ecco io sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Quindi chi era questa donna? Era una donna che aveva avuto la rivelazione che quello era il profeta di Dio. È un simbolo della Chiesa che ha rivelato il profeta di Dio, che quella persona è il profeta di Dio. Amen. Ora che succede? Gli dice al suo marito, facciamoci una camera di sopra. Gli fece una camera per lui, così. Vedete lei cosa fece? Mise la parola sopra ogni cosa. Preparò una stanza per lui. E allora, quando ella fece questo, Eliseo disse al suo servo, io qua non l'ho potuto scrivere, beh, racconto la storia, disse, dimmi di che cosa ha bisogno questa donna che è buona verso di noi. E lui dice, veramente non hanno figli. Ora Eliseo vide che questa coppia non era completa. Amen. Dice, non hanno un figlio. Ora la sposa, fratello, può avere tutta la parola possibile. Ma se non abbiamo il figlio di Dio in mezzo a noi, non siamo completi. Eliseo sapeva che qualcosa mancava in quella coppia. Era un figlio. E Dio gli diede questo figlio. Dio ci ha dato questo figlio, fratello. È il Signore Gesù Cristo, il nostro compagno, colui che sta sempre con noi. Amen. Noi abbiamo la parola. Perché se abbiamo solo la parola, e ritorniamo sempre al solito discorso,
Diventiamo solo dei pezzi di ghiaccio, diventiamo solo gente fredda, di parola, di comandamenti, di questo non si fa, questo è qua e basta. Ma se abbiamo il figlio riempie, il figlio ci accalora la famiglia, fratelle. È vero, no? Una coppia senza figli è fredda, una coppia che ci sono i figli, si litiga, si parla, si discute, c'è sempre baccano, c'è rumore, amen. Così è, quindi allora, lui vede che gli mancava il figlio, allora che successe? Guardate che forte. Allora Eliseo poi se ne va, questo figlio cresce e papà se lo porta in campagna. Se lo porta in campagna, il sole batte sulla sua testa e questo bimbo muore. Come Dio dà un figlio e poi lo toglie. Allora andiamo a vedere ora il significato profondo. Il profeta se ne va. Il profeta è la parola. Il figlio è Gesù. Gesù per potersi alimentare di che cosa ha bisogno? Della parola. Ora lui fu colpito in testa, perché? Perché nella testa? Perché a volte la parola a noi ci rimane solo qua. Gesù con noi deve arrivare qua affinché possa essere in funzione la parola, deve arrivare qua, finché noi ce l'abbiamo qua è come se abbiamo un figlio morto dentro di noi. Amen. Quindi questo bambino morì. Quando morì, giustamente rimasero in panico, la donna non si preoccupò, lui sapeva come riportarlo in vita. Andò alla ricerca di Eliseo, perché l'unica cosa che può risuscitare Cristo nei nostri cuori è credere alle promesse di Dio, alle promesse che ci sono scritte nella parola. Quando tu credi che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora Egli verrà risuscitato, amen, e adempirà quella parola. Quel bimbo era morto là. Amen. Allora ecco che andò a chiamare l'uomo di Dio e l'uomo di Dio non sapeva nulla. Questo si fa comprendere quando molte volte non tutto può sapere il fratello Branham, non tutto possiamo sapere noi, solo quello che Dio rivela. Infatti dice: lasciala stare questa donna quando ero là, perché Dio non me l'ha mostrato. Allora gli spiegò il problema e la parola ritornò di nuovo lì dove c'era il bambino morto. Il bambino venne messo sul letto di Eliseo. Perché noi dobbiamo, perché la parola e lo spirito devono essere uniti. Gesù andò a Giovanni Battista perché è così, perché la parola va al profeta. Amen. Gloria a Dio. Quindi ecco qua, che lui andò là, e allora guardate cosa succede. Quando Eliseo entrò in casa, vide il fanciullino morto, e sdraiato sul suo letto. Egli allora entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo. Guardiamo ora questa espressione. Pose la propria bocca sulla sua bocca. Pose la bocca sulla sua bocca, fratello. Guardate in quale epoca noi stiamo vivendo. Sapete che cosa vuol dire aquila? Aquila vuol dire colui che ciba dal becco. Perché il fanciullo apre la bocca e la mamma lo nutre attraverso la bocca, no? Ecco, ora lui cosa fa? Pose sul letto il sicuro sul fanciullo e pose la propria bocca sulla sua bocca. Questo è il tempo dell'aquila. Andiamo a vedere un attimo indietro. A Betel, sappiamo che nacque a Betlem, sappiamo dove fu fatto il miracolo quale fu il primo miracolo che fece Gesù a Betel? Vabbè, l'abbiamo visto ora. Comunque a Betel abbiamo il leone della tribù di Giuda dove gli nacque. Spostandoci a Edom, la scrittura parla dei vitelli di Edom. E sappiamo che il secondo animale è proprio il vitello. Quando noi arriviamo lì alla vedova del vaso, erano le scuole dei profeti. Era la moglie di uno che andava a scuola dei profeti. E sappiamo che c'è l'olio, e sappiamo che la scrittura dice nel terzo animale, che è l'uomo, dice di non danneggiare nell'olio e nella farina. Quindi le abbiamo tutte e tre, vedete le tre fasi. E ora andiamo alla quarta fase, la fase dell'aquila, dove quest'uomo, Eliseo, va a poggiare la sua bocca su Elia. Allora cosa vuol dire, fratelli? Guardate che fece. Esso pose la propria bocca sulla sua bocca, i propri occhi sui suoi occhi e le proprie mani sulle sue mani. Si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. Quindi Eliseo si tornò indietro e andò qua e là per la casa, poi salì di nuovo e si distese sopra il fanciullo starnutì 7 volte ed aperse gli occhi.
Allora egli chiamò Gheazi e gli disse: chiamo questa sunamita. Ella la chiamò, e quando ella giunse ad Eliseo, questo disse: prendi tuo figlio. Amen. Così ella entrò e gli si gettò ai piedi, prostrandosi fino a terra, e poi prese suo figlio e uscì. Quindi che cosa abbiamo bisogno, fratelli? Amen. Fino a quando? Noi non fai, fino a quando? Il suo messaggio, la sua parola, non diventa la nostra parola. Fino a quando la sua rivelazione, gli occhi, non diventano la nostra rivelazione. Fino a quando il suo operare non diventa il nostro operare, quel bambino Gesù nel nostro cuore rimarrà morto e sepolto. Quando egli e i fratelli si coricò là, e queste due cose si collimarono insieme, fratelli, allora che cosa successe? Il bambino starnutì. Amen. Che cos'è lo starnutire, fratelli? Quando tu starnutisci, fai uscire la pressione. Tu fai uscire, che cos'è questa pressione? Tutta la nostra incredulità, tutte le nostre, come dire, diffidenze, perché questo messaggio, fratelli, questo messaggio è di grande rivelazione. Starnutì sette volte, non fu nella prima, non fu quando starnutì una volta o non fu nella seconda, ma fu alla settima volta che egli starnutì, che dice qua, i suoi occhi furono aperti. Ed ecco il tempo in cui oggi noi stiamo vivendo, il tempo della rivelazione, amen. Il tempo del messaggio del far della sera che ha aperto gli occhi alla Chiesa, amen. Vedete, questo è. E quando esso fu risuscitato, fu dato di nuovo a sua mamma. Il profeta ha risuscitato Cristo di nuovo nella Chiesa e l'ha dato alla sua vera mamma, che è la sposa, fratello, amen. Oggi noi sulla terra abbiamo di nuovo questo Cristo risuscitato, amen. Dove noi ci possiamo parlare, dialogare, alleluia. Egli è sempre un aiuto presente, dice la scrittura. Egli non ci abbandona, ecco perché è venuto il profeta. Il profeta è venuto a risuscitare questo figliolo che le chiese denominazionali avevano sigillato fuori. Amen. Allora, ecco, gloria a Dio. Allora, andiamo, questo è il sesto miracolo. Andiamo al settimo. Guardate come sono tutte. Oh, la minestra avvelenata. Allora, guardate, poi Eliseo tornò a Gilgal, ritornarono indietro a Gilgal. Quindi siamo nel tempo della sera, il tempo dell'aquila, e si tornano di nuovo a Gilgal. Amen. E ora c'era carestia nel paese, perché è stato un tempo questo della Odissea di carestia. Quindi, mentre i discepoli dei profeti, i discepoli dei profeti che sono? Tutte queste chiese organizzate, vedete, scuole di profeti e così via. Mentre i discepoli dei profeti erano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti sul fuoco la pentola grande e fai cuocere una minestra per i discepoli dei profeti. Ma la minestra andò a cogliere uno dei profeti, uno dei discepoli, e mise lì di tutto, zucche e cose varie, no? Quando poi essi misero la minestra nel piatto, uno esclamò: c'è la morte nella pentola, o uomo di Dio. Chi disse che c'è la morte? Dove noi vediamo che c'è la morte? Il quarto cavaliere, come viene chiamato? Morte. Vedete? Perché viene rivelato che quella minestra data da queste chiese è morte. È la rivelazione, fratello, vedete come tutto è perfetta, amen. È la rivelazione che la dottrina, purtroppo, predicata dai protestanti, oltre a quella dei cattolici, porta solo morte. Allora ecco che Eliseo disse così. Allora Eliseo ordinò e disse: portatemi della farina. Chi è la farina? Se non mettete Cristo in quella pentola, amen. Se non mettete Cristo al centro di questa minestra, dice il fratello, dice il profeta, rimarrà sempre morte, amen. Quindi portatemi della farina. La gettò nella pentola e poi disse: versatela alla gente perché ne mangi. E oggi noi ne stiamo mangiando. Abbiamo 1200 piatti. William Branham dice: abbiamo le sette porzioni di un perfetto pranzo, sette sigilli, amen. Vedete allora che cosa dice qua? Il settimo miracolo, la Bibbia lo chiama la minestra avvelenata risanata. Risanata vuol dire che quella minestra è stata di nuovo riportata
per poter essere mangiate, che cos'è? La restaurazione della parola. Amen. Vedete? Ecco. Sette epoche della Chiesa, sette sigilli, tutte le verità sul battesimo, amen. La dottrina di nuovo rigenerata e portata di nuovo. E gli disse, guardate che diete da mangiare, gli disse, versala a tutte queste figlie, dalla a tutte queste chiese. Amen. Alleluia. Quindi, allora andiamo avanti. Oh, l'ottavo miracolo, guardate, andiamo qua all'ottavo miracolo. La guarigione miracolosa di Nanum, capo dell'esercito. Allora, che è successo, no? Che un uomo che era capo dell'esercito siriano avevano fatto una scorazzata e avevano portato via dal posto una figlia di Israele, no? Era là, nel campo gentile. Quest'uomo si ammala di lebbra. Era un uomo forte, valente. La donna che era a servizio di quest'uomo gli disse, sai che c'è un profeta che può pregare per lui? Questo è qua. E allora quell'uomo andò a cercare Eliseo. Prima che ancora lui arrivasse, Eliseo gli mandò a dire questo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli, va, lavati sette volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. Lui non volle farlo. Lui si dice, ma io pensavo che ora lui avrebbe alzato la mano, dice qua, è scritto nella Bibbia, avrebbe invocato il suo Dio, avrebbe fatto così, vedete? I nostri pensieri non sono i pensieri di Dio. I pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Io avrebbe fatto così, là, niente, si arrabbiò su questo fatto. Però i serbi, piano piano, l'hanno di nuovo, diciamo, messo sul fare quello che Eliseo gli aveva detto. Amen. Allora egli scese e si messe sette volte nel Giordano. Cos'è il Giordano? Il Giordano vi abbiamo detto che rappresenta la morte e la nuova nascita. Ti porta sempre là, vuoi essere curato, ritorna di nuovo al punto iniziale. Amen. Quindi dopo che si immesse per sette volte, alla settima volta, quindi prima epoca, seconda epoca, terza epoca, quarta, quinta epoca dell'Eudicea, la settima immersione, perché ogni profeta che è venuto ha sempre cercato di condurre la Chiesa dove? Al Giordano, di nuovo al punto di partenza, di nuovo a Gerusalemme, dove la Chiesa nacque. Amen. Quindi, cioè, allora, la sua carne tornò come la carne di un fanciullo e fu mondato. Allora, restaurazione di parola, risuscitato Cristo, e ora è, che cosa? La trasformazione del corpo. Amen. Ed era un gentile, non era un ebreo, Nathan, ma era un siriano. E così noi vediamo che dopo la restaurazione, dopo che William Branham ha portato il Cristo vivo nella Chiesa, dopo che hai restaurato la parola, ora ci sarà il mutamento. Amen. Signore, ci benedica, fratello. Sono 16 miracoli. Ora domenica vedremo gli altri 8. Amen. Sicuramente ci sarà già di che vedere. Perché, fratello, c'è quello che viene dopo. Ve lo annuncio così. C'è quello che viene dopo. Dice che un uomo gli portò un 20 spighe di grano ancora dentro il guscio, e delle primizie che viene ancora dentro il guscio. Cioè, perché ci deve dire tu, perché il Signore deve anche ammettere questo dettaglio, il grano dentro il guscio? Perché nel guscio, come disse il profeta, c'è la vita e c'è la sposa. Come dice il profeta, il grano si deve esporre al sole affinché possa maturare prima del rapimento. Fratelli, non c'è neanche una virgola che nella scrittura è messa fuori posto e ci può dare veramente insegnamento. Fratello, amen. Quindi 8 miracoli, e veramente possiamo dire che ognuno di esso è il nostro miracolo, fratelli. Amen. Signore, ci benedica grandemente. Oh, non manca mai, a volte, ma non manca mai veramente. Da dove quello che noi vediamo, il piano di Dio è sempre lì aperto in tutti i suoi dettagli. Quella profezia è vera. Quando questi sette sigilli verranno aperti, tutto il piano di Dio sarà aperto in tutti i suoi dettagli, e coloro che Dio ha scelto affinché fossero, diciamo, coloro che potessero assimilare queste cose, allora l'avrebbero recepita, fratello. E io lo credo che siamo noi. Siamo una parte di quel gruppo di gente nel mondo che può e ha la capacità di ricevere queste cose nuove e fresche rivelate. Fratello, la Bibbia è un libro nuovo,
diventa un libro nuovo, amen, perché in ogni passo noi vediamo questo ministero nascosto, amen. Dio ci benedica, alleluia, amen.